Bentrovate e bentrovati a tutti a questa lezione numero 2 sul foglio elettronico. Gli argomenti di oggi: riferimenti assoluti e relativi, li abbiamo già visti, continuiamo la discussione. Prime formule per la media, il massimo, il minimo di valore all'interno di un intervallo, funzioni se e conta se per appunto valutare, diciamo, i valori delle celle e prendere delle decisioni, formattazione condizionale, poi riferimenti, diciamo, e riempimenti automatici, primi elementi sul grafico. Per mostrarti quello che facciamo, lo facciamo attraverso degli esercizi. Per prima cosa andiamo a impostare i formati celle corretti e andiamo quindi sulla scheda home formato celle e andiamo a selezionare valuta, giusto per ripetere alcuni concetti. Gli stessi valori dovranno essere replicati nel medesimo formato nelle colonne F e G che riguardano appunto gli altri valori da calcolare. Ok, per poter calcolare il prezzo totale, lo abbiamo già visto, lo ripetiamo, facciamo semplicemente il prodotto delle due celle e in questo caso, trattandosi di riferimenti relativi, utilizzo il riempimento automatico. Nel momento in cui mi posiziono col cursore ovviamente all'interno di questa cella, seleziono e trascino giù e un automatico mi viene calcolato, diciamo, l'importo per tutte le celle. Cosa ben diversa invece nel calcolo dell'IVA, che sarà fatto dal prodotto di questo prezzo totale per l'aliquota IVA che è presente nella cella appunto icon 1. La formula sarà quindi un misto di riferimenti assoluti e riferimenti relativi. Andiamo quindi a scrivere il prodotto del primo prezzo che si trova in questa cella per l'aliquota IVA percentuale che si trova nella cella I2, che però va esplicitata in maniera assoluta. Ecco perché ti ho inserito il simbolo del dollaro per bloccare riga e colonna. Come vedi, l'importo non è corretto perché in realtà è icon 1. Perfetto. Ora, nell'operazione di trascinamento, riempimento automatico, lui calcola in automatico i valori. Ora vogliamo visualizzare, in base alle richieste del nostro esercizio, il messaggio, diciamo, sì se le quantità sono minori di 10 e il messaggio no se le quantità sono, diciamo, maggiore o uguale a 10. Per fare questo utilizzeremo la funzione se. Lo facciamo prima in maniera guidata attraverso l'uso della scheda formule, funzione. Vediamo se è presente già qui, eccola, la funzione se. La sintassi prevede almeno due argomenti. La condizione di test, in questo caso la condizione di test è data dalla quantità che deve essere minore di 10. In caso che sia minore di 10, il messaggio che andrà messo fra virgolette è appunto T. In caso di non sussistenza della condizione vera, diciamo, andiamo a inserire il messaggio no. Come vedi, il programma ti anticipa già il risultato della tua funzione e quindi andiamo a ottenere un messaggio di tipo testuale che viene inserito nella parte sinistra della cella. Attraverso sempre il riempimento automatico andiamo a replicare tutte le operazioni e abbiamo quindi a questo punto ottenuto il primo risultato nella funzione sì. La quale funzione sì? Se andiamo a cliccare su una cella qualunque dove è stato fatto il calcolo, prevede due argomenti almeno. Uno è separato dall'altro attraverso l'utilizzo del punto e virgola. Te la sto facendo vedere qui nella barra della formula. Andiamo a questo punto a fare il secondo esercizio. Rinominiamo la scheda e chiamiamola esercizio conteggio, perché poi alla fine di un conteggio si tratta.
Quello che si vuole ottenere è di effettuare un conteggio dei valori all'interno, diciamo, di queste celle, perché abbiamo assunto che il valore A rappresenta una giornata di assenza e che il valore R rappresenta una giornata di ritardo. Per effettuare, diciamo, questa operazione abbiamo anche predisposto le date. Attraverso il riempimento automatico, il formato data è stato interpretato in maniera automatica. Andiamola a verificare, l'ha impostato lui in maniera automatica. Durante la scrittura, io digitando la data, lui automaticamente interpreta il valore. Potreste anche scegliere un formato diverso. Attraverso il riempimento automatico, anche se diciamo, dovremmo considerare diciamo, i festivi, otteniamo diciamo, il riempimento automatico. Non ti spaventare se trovi questa indicazione, perché le celle devono essere chiaramente allargate, perché la data non entra nella dimensione di cella preimpostata, a meno che non ti voglia ridurre il carattere di scrittura. A questo punto, per effettuare, diciamo, il nostro conteggio, andiamo a inserire anche qui per sicurezza, diciamo, dei separatori di riga, quindi andiamo sempre nella scheda home, diciamo, e andiamo a prendere in formato celle la possibilità di andare a definire i bordi, almeno dei bordi di separazione, formato celle, dei bordi di separazione. A questo punto andiamo a inserire direttamente nei bordi un divisore centrale e confermiamo. Per poter effettuare questi conteggi all'interno di ciascuna di queste celle è opportuno utilizzare le funzioni di conteggio che il programma ti mette a disposizione. Due sono le possibilità. La prima possibilità è data dalla funzione che adesso andiamo a vedere sempre in formula attraverso, diciamo, l'utilizzo del tasto, diciamo, F con X e andare a trovare una funzione che serve per contare i valori. Noi abbiamo contanumeri e non va bene perché in questo caso i nostri valori sono dei valori di tipo testuale. C'è però la funzione anche contasè che fa al nostro scopo. Già, andiamola a vedere un attimo come funziona la funzione contasè. Innanzitutto l'intervallo da controllare per il conteggio viene fatto in orizzontale in questo caso e a questo punto la condizione è che all'interno sia presente una lettera A. Ovviamente dobbiamo utilizzare la stessa notazione, diciamo, maiuscola. Ed ecco qui che viene fatto il conteggio delle mie assenze in orizzontale. Effettuiamo il riempimento automatico e otteniamo il conteggio delle assenze. Per quanto riguarda il conteggio del carattere R, andiamo semplicemente a copiare questa formula, a inserirla all'interno di quest'altra cella. Dobbiamo chiaramente andare a modificare la formula e andiamo quindi a ottenere sempre l'intervallo che ci deve fermare a J3, quindi diciamo che l'ultima colonna è J3. Questa volta il valore da controllare deve essere appunto la R e abbiamo ottenuto diciamo il risultato. Andiamo a replicare con il riempimento automatico la stessa formula e vediamo che in qualche maniera ci sono appunto i conteggi. Per farlo in verticale utilizziamo la stessa operazione, quindi ripetiamo sempre con la funzione contasè che prevede appunto l'intervallo, in questo caso l'intervallo è in verticale, quindi l'intervallo da valutare è questo. Adesso devo inserire la lettera da controllare, il valore testuale da controllare, una funzione informativa e faccio la stessa operazione attraverso il riempimento automatico di tutte le celle, ottenendo così i valori che sono, diciamo, interessati. Vorrei a questo punto fare lo stesso per il ritardo, quindi ripetiamo la stessa formula senza fare il copia e incolla, giusto per ripetere il concetto, e andiamo a selezionare sempre lo stesso intervallo con la differenza che questa volta il carattere da controllare è la lettera R. Quindi noi adesso andiamo a controllare se
nel nostro intervallo è presente una lettera R. A questo punto viene controllato e andiamo a effettuare anche qui riempimento automatico, il copia e incolla se preferisci, e ti viene effettuato praticamente, diciamo, il conteggio delle assenze per giornata. Ora immaginiamo un attimo per un istante di voler segnare con un carattere, un formato diverso, delle celle che soddisfano a certi criteri. Vogliamo applicare la cosiddetta formattazione condizionale e andiamo a selezionare, mantenendo praticamente il tasto diciamo di selezione, le celle che vogliamo applicare la formattazione condizionale. Torniamo nella nostra scheda home e andiamo a scegliere il pulsante formattazione condizionale, regola di evidenziazione cella. Immaginiamo che il ritardo sia maggiore di, o l'assenza sia maggiore di quanto, a questo punto possiamo inserire un valore di riferimento 5. Andiamo a segnalare in un formato particolare, che può essere diciamo anche di tipo personalizzato, e quindi andiamo a scegliere un riempimento, diciamo, colore del carattere particolare. In questo caso, essendoci praticamente questa grossa diciamo problematica dei colori, andiamo a scegliere rosso, anche se lui già ce lo dava in impostazione, e andiamo a dare un riempimento di tipo bianco, proprio per farti capire che è possibile personalizzare queste celle. Come vedi, è stata evidenziata solo la cella, diciamo, che ha il valore superiore a 5. Vogliamo invece evidenziare con un'altra regola di formattazione condizionale, che può essere appunto, diciamo, regole di formattazione condizionale, quando il minore sarà minore di 5. Andiamo a inserire un riempimento automatico con un altro formato personalizzato. Andiamo a inserire ad esempio che le celle che presentano questa caratteristica avranno un colore di tipo azzurro, che sarà poi evidenziato con un colore, diciamo, ben contrastato per mettere in evidenza queste situazioni. E quindi, come vedi, diciamo, anche se la combinazione di colori non mi sembra la più corretta, andiamo a metterle in bianco con lo sfondo, in modo tale da non sbagliare. In minore di 5 andiamo a inserire magari che cambia solo il colore del carattere, il colore del carattere diventerà un blu. Andiamo a confermare con il pulsante ok. Otteniamo quindi il risultato che ci aspettavamo. Abbiamo quindi visto anche la formattazione condizionale, diciamo, le prime, diciamo, impostazioni di formattazione condizionale. Ti voglio far vedere anche un'altra cosa, che se io seleziono queste celle e vado sempre su formattazione condizionale, posso addirittura far vedere delle barre dei dati per, diciamo, mettere maggiormente in evidenza con i valori quali sono i valori più critici. Questo dà una visualizzazione immediata di quelle che sono le problematiche. Te lo faccio vedere anche in questo caso. Rifà appunto una valutazione automatica di quelli che sono i dati presenti all'interno delle celle, e quindi ti inserisce delle evidenziazioni in proporzione praticamente alla verificarsi o meno, diciamo, di determinate situazioni. Ti cambio il codice giusto per farti vedere che anche qui viene evidenziato in maniera corretta. A questo punto andiamo a vedere invece ancora un altro esercizio che ci dà modo di valutare un aspetto importante. Ovviamente anche qui dovremmo inserire delle date di rilevazione. Le date le andiamo a inserire all'interno di questa prima riga. Andiamo quindi a sceglierci un formato per la data. Questa volta utilizzo il menu contestuale, vado a scegliere come formato data, scelgo un formato data semplice, questo, inserisco una prima data di
riferimento, giusto per indicare un'informazione e per proseguire appunto l'esercizio. Andiamo a questo punto a fare il riempimento con sempre, diciamo, il riempimento automatico e andiamo a ottenere tutte le date. Ovviamente le date non si visualizzeranno, dobbiamo andare a impostare, diciamo, in maniera singola o multipla la formattazione appunto di queste celle. A questo punto ci viene richiesto di effettuare, diciamo, alcuni calcoli. Guardiamo un attimo questi dati. Questi dati sono stati personalizzati, cioè è stata inserita un'unità di misura, che è appunto l'unità di misura della temperatura. Se noi andiamo a vedere un attimo una singola cella, te lo faccio vedere, abbiamo formato personalizzato che viene applicato a queste celle, ma in effetti vengono trattate come numeri perché il cancelletto indica che stiamo lavorando su, diciamo, dei numeri. L'altro è solo un simbolo che ci permette di appunto capire che è una temperatura. Andiamo all'inserisci formula, quindi andiamo a inserire la formula per la media che è già disponibile all'interno del nostro programma. Anche qui è abbastanza semplice lavorare con le formule, basta selezionare l'intervallo, in questo caso l'intervallo da valutare è in orizzontale, andiamo a confermare e ovviamente verrà un valore che adesso andremo poi a personalizzare. Ok, abbiamo ottenuto un valore decimale, lo andiamo anche qui a replicare e andiamo a svolgere anche in questo caso, diciamo, la stessa funzione, la scrivo manualmente, quindi apro la formula con media, poi inserisco l'intervallo di celle che interessa, quindi seleziono assolutamente l'intervallo di celle che interessa e chiudo in questo modo il calcolo. Qui addirittura ha già messo il grado centigrado perché era già stato impostato in questo modo. Vogliamo a questo punto andare a personalizzare anche, però lo facciamo dopo, il calcolo del massimo e del minimo. Per fare il calcolo del massimo, però, utilizziamo la funzione max, la quale funzione max prevede banalmente l'intervallo di celle che interessa per il mio calcolo. Quindi seleziono banalmente le mie celle, chiudo la parentesi e confermo il calcolo della temperatura. Come vedete, anche qui è stato fatto preciso il calcolo della temperatura. A questo punto andiamo a replicare lo stesso, andiamo a fare il valore praticamente minimo con la stessa formula e andiamo a replicare le stesse informazioni, ovviamente che sono sempre nello stesso intervallo, e quindi attraverso il minimo abbiamo ottenuto anche la temperatura, diciamo così, minima e massima. Ora, sull'ultima cella non ha eseguito il calcolo, andiamo un attimo a ricomplicare la formula, eccolo qui. Andiamo a vedere il frequenza massima, in questo caso rappresenta quante volte si è verificato questo valore. Allora, in questo caso noi potremmo ottenere, diciamo, che in questo valore si è verificato una sola volta, quindi andiamo a fare sempre diciamo un conteggio, e in questo caso il conteggio è conta dei numeri che ci sono all'interno della mia diciamo funzione, ma possiamo anche utilizzare la conta sì, è la stessa cosa, diciamo, è un po' più articolata, ma diciamo l'abbiamo già vista. In questo caso andiamo a selezionare l'intervallo di celle, qual è il valore da conteggiare, in questo caso è un numero, è appunto il valore massimo, e vediamo che il risultato, diciamo, è ovviamente 3, perché chiaramente è rimasta un'unità diciamo in centigradi, quindi questo in questo caso va cambiata l'unità di misura. Adesso lo facciamo subito. Abbiamo fatto la stessa valutazione qua. Per il minimo possiamo utilizzare la stessa tipologia di formula. Vado su funzione, vado sempre a utilizzare la funzione conta sì,
Questa volta che cosa devo contare? Sempre lo stesso intervallo di celle e vado a contare questa volta il minimo. Quante volte si è verificato il minimo? Allora, in questo caso mi ha selezionato un intervallo di celle non corretto perché ho ricliccato sull'intervallo, quindi prestare attenzione allo svolgimento dell'esercizio. Il valore che io devo andare a selezionare, che è sempre numerico, è la temperatura, diciamo, minima, che è questo valore qui. A questo punto viene anche qui calcolato, fatto il riempimento. Andiamo a impostare in maniera corretta i formati, perché questa è una frequenza, quindi è un numero, diciamo, intero, nel numero delle volte si presenta un valore. Andiamo quindi sempre nel solito formato celle, andiamo a impostare come valore numerico puro con 0 cifre decimali. Ecco, qui abbiamo ottenuto praticamente, diciamo, quello che volevamo. Adesso vediamo di effettuare un primo grafico che sia idoneo a rappresentare, diciamo, gli andamenti di questi dati, che riportino chiaramente nelle aste della categoria i nomi delle città e che riportino praticamente nell'asse dei valori, che in genere l'asse verticale che si chiama asse delle ordinate, diciamo, o nel primo caso, diciamo, i valori, diciamo, di una singola, diciamo, città, oppure i valori in modo complessivo. Immaginiamo di voler selezionare questa parte qui. Selezioniamo ovviamente anche il nome della città. Per fare questa selezione magari è più utile utilizzare il cursore di tastiera. Selezioniamo questi dati e andiamo a fare un andamento. Andiamo a inserire un grafico, andiamo quindi nella scheda inserisci grafico consigliato e immediatamente lui ti dà un grafico consigliato. Di norma un andamento è un singolo, diciamo, dato. Possiamo anche però vedere di fare un grafico a più città e quindi in questo caso allarghiamo la nostra selezione a 2 e andiamo a vedere che immediatamente lui ti dà la possibilità di rappresentare attraverso o un ittogramma o un diagramma a barre, che pure è molto utile, oppure un diagramma in pila. Però diciamo che il grafico più idoneo è questo qui dell'andamento sulle, diciamo, della temperatura in ogni giornata. In questo caso lui riporta praticamente, come vedi, nell'asse della categoria solo dei valori, che chiaramente lui non sa quali sono i valori. Adesso glielo andiamo a dire, andiamo a inserire il nostro grafico e possiamo scrivere qui ad esempio andamento delle temperature, diciamo, mettiamo delle sigle delle città per abbreviare un attimo il discorso, ma possiamo anche utilizzare una notazione più estesa, e abbiamo quindi ottenuto il nostro grafico. Quale grafico? Stavolta lo possiamo spostare, lo potevamo anche replicare all'interno di un altro foglio di lavoro nella maniera più assoluta, per maggiore visibilità. Andiamo quindi a personalizzare. Quando andiamo a vedere però sulla selezione dati, la selezione dati lui ci fa vedere l'intervallo delle aste delle categorie. Noi andiamo a modificare l'intervallo e a questo punto ci andiamo a prendere proprio le date di rilevazione, che sarebbe più corretto, che stiamo, diciamo, visualizzando le varie date, e abbiamo ottenuto quindi l'asse delle categorie, le date. Ovviamente il grafico va un attimo gestito in maniera più approfondita. Eccolo qui. Possiamo anche in formato cambiare l'impostazione per una maggiore leggibilità. Diciamo, ci sono varie possibilità. Utilizzare questo formato qui. Sono tutte, diciamo, personalizzazioni che noi possiamo fare in maniera proprio molto semplice. Addirittura possiamo cambiare il tipo del grafico, e il tipo del grafico ovviamente dobbiamo sapere bene come cambiare il tipo del grafico. Possiamo lasciare, ad esempio,
diagramma a barre e il grafico cambia automaticamente in base al diagramma a barre. E questo è il primo grafico. Ora rimetto l'andamento lineare che è il più corretto. Quello che però posso fare, posso copiare questo grafico e andarlo a inserire in un altro foglio. È molto più comodo come visualizzazione. Chiamiamo grafico 1, andiamo a incollarlo, eccolo qui, è molto più comodo vederlo qui, e selezionando il grafico qui lo vado a cancellare. Adesso invece vogliamo vedere il grafico che mostra gli andamenti di tutte le località, quindi andiamo a selezionare questa colonna qua, poi manteniamo il tasto CTRL per fare la selezione non contigua e andiamo a selezionare questi valori qua. A questo punto vediamo se il nostro programma riesce a consigliarci un grafico, quindi andiamo sempre nel menu di inserimento e lui ovviamente non riesce più a consigliare, diciamo, un grafico se non farlo scegliere a noi in maniera più opportuna, perché abbiamo effettuato una selezione di molti dati e quindi dobbiamo essere noi ad effettuare l'interpretazione. Vediamo quindi che lui non riesce a interpretare i dati per realizzare un grafico in automatico. Siamo noi che dobbiamo definire un grafico. Se noi andiamo sul grafico consigliato, lui non riesce a interpretare i dati in verticale in maniera corretta. Quindi io scelgo un diagramma a barre e proseguo nella mia diciamo selezionare i dati in modo manuale. Per fare questo vado sulla scheda degli strumenti grafici, struttura grafica, selezione dati e devo andare a eliminare in maniera concreta diciamo i dati. Le serie le devo gestire innanzitutto con i valori che io voglio andare a riportare. E quindi questo è il nome della serie. Il nome della serie lo chiamiamo rilevazioni. Perfetto. Mentre i valori della serie dovranno essere riportati qui sotto forma di intervallo. Andiamo a selezionare i nostri valori. Perfetto. Già si comincia a intravedere un qualcosa di diverso. Dobbiamo andare a modificare l'etichetta delle categorie. L'etichetta delle categorie sono appunto le nostre località. E a questo punto ci siamo costruiti un grafico. Dobbiamo solo andare a questo punto a personalizzare il titolo del grafico e lo chiamiamo Rilevazioni temperature in un periodo. Già sta. Parentesi, siamo medie e andiamo a questo punto quindi a completare il nostro discorso e una volta che abbiamo inserito quindi diciamo la leggenda non è questa, andiamo a modificare la leggenda perché lui ci chiede chiaramente la leggenda è diciamo quella che stavamo scrivendo e lo possiamo anche scrivere qui direttamente temperature riportate valori medi. Perfetto. Andiamo a confermare e a questo punto abbiamo ottenuto il nostro grafico personalizzato. È abbastanza difficile perché bisogna interpretare in maniera corretta i dati, perché chiaramente bisogna capire che l'asse delle categorie o l'asse praticamente delle percentuali dei valori possono essere interpretati in maniera diciamo ambigua dal programma. Quindi se noi volessimo ad esempio andare a vedere anche riportare le serie per il massimo e il minimo, dovremmo andare sempre su seleziona dati, aggiungere una nuova serie, in questo caso il nome della serie valori massimi rilevati. E ci dovrà andare a selezionare chiaramente l'intervallo delle celle che ci interessano. A questo punto il diagramma prende forma e
Abbiamo la comparazione fra il valore medio e il valore massimo. Tutte le altre informazioni non dovrebbero cambiare e questo è il nostro grafico. Ovviamente il titolo del grafico lo possiamo andare anche a reimpostare mediante questa barra di scorrimento. Passiamo al titolo degli assi, ok, e quindi possiamo andare a inserire i titoli. Qua inseriamo temperatura. Andiamo a cliccare su questo qui e scriviamo quindi temperatura, ok, e qui andiamo a cliccare e scriviamo località. Allora andiamo a cliccare questo qui, località, e abbiamo ottenuto quindi il nostro grafico. Se vogliamo aggiungerci il titolo, andiamo a selezionare la barra degli strumenti rapidi, titolo del grafico, e qua mettiamo rilevazioni temperature medie e massime in un periodo. Anche questo grafico, se lo vogliamo postare, possiamo tranquillamente andare sul menu home, tagliarlo e andarlo a posizionare ad esempio in un altro foglio di lavoro, perché per una visione più diciamo compatta dei dati, per un'analisi più accurata, lo chiamiamo l'altro foglio da mettere, lo chiamiamo grafico 2. Andiamo a incollare da una certa coordinata e andiamo a salvare il nostro documento. E con questo abbiamo completato la seconda lezione di PrettyLicit attraverso l'uso di fogli elettronici. Ci vediamo per la terza lezione. Grazie, arrivederci.